Come si vive questo momento dall'interno della Giunta e come lo vive la componente della Lega? Ma noi, come ho già detto in un'intervista, noi siamo rimasti in doveroso silenzio perché ci sono delle indagini della magistratura in corso. Ovvio è che è stata una sorpresa vedere la Guardia di Finanza, la Digos in comune. Detto ciò, ci sono delle indagini in corso, noi siamo garantisti, perché se garantisti al 100% non lo si è, non si può essere garantisti però. Anche perché proprio ieri è stato assolto il viceministro Massimo Garavaglia da delle accuse di turbativa d'asta ed è stato sulla graticola per 5 anni. Quindi io lo sono sempre stata, lo sono anche oggi in egual misura. Aspettiamo l'esito, la chiusura delle indagini, e sperando che avvengano in fretta, e noi, comunque io parlo a nome mio, anche a nome della Lega, siamo qui a lavorare, siamo qui da 4 anni e andremo avanti. Il mio impegno va avanti fino alla fine perché lo devo nei confronti degli aretini, è un impegno che mi sono presa e ho intenzione di portare avanti. Fiducia, insomma, la giunta Ghinelli. La vicenda. Sì, esatto. Poi vediamo come si chiuderanno le indagini, però fino a quel momento sì.